Benvenuti amici telespettatori, siamo qui in diretta dall'impianto sportivo Circolo Aster in quella di Gallico, Reggio Calabria, per raccontarmi la 21esima uscita stagionale, 16esima giornata Lega Nazionale Dilettanti, 16-2 Girone B. Si andranno a affrontare il Gallico Calcio 5 contro il Futura Energia Soverato Calcio 5. Futura Energia Soverato Calcio 5 che è sempre più capolista, unica squadra imbattuta di tutta la Serie C. Amici telespettatori, in regia il grandissimo Felice Perri, in telecronaca il vostro Paolo Moniaci. Comincio questa telecronaca dopo questa trasferta dura e difficile, una trasferta molto ostica. La posizione del Gallico non deve lasciar pensare a una trasferta facile, perché ricordiamo che tutte le trasferte del Soverato sono state trasferte sofferte. Abbiamo la Soccer Lab, un gol di scarto tra le due squadre, 7-6 abbiamo vinto in quella di Boccale, con la Rosarno stesso punteggio 7-6, con la Philadelphia 5-4 e poi via via dicendo. Solo penso con Reggio FC abbiamo avuto uno scarto maggiore, che poi è stato anche lo stesso scarto che c'è stato col Polistena e col Gioiosa, anzi no, quello era di 5 reti. E dicevamo, arriviamo qui dopo una entusiasmante vittoria in casa domenica scorsa contro il Philadelphia, ma in questa partita non potremo usufruire delle prestazioni di Omago, squalificato dopo aver preso l'ennesimo cartellino giallo in partita scorsa. Quindi mancheranno Omago, mancheranno San Francis, oltre ai lungo degenti un monaco Giovanni Cortese, a lungo degente capitano nostro. Ebbene amici, vi possiamo andare a dire qualche statistica del Futura Energia Soverato Calcio 5, ovvero il Futura Energia Soverato Calcio 5 è arrivato complessivamente a 132 gol fatti in questa stagione. Abbiamo 32 gol fatti in Coppa e 100 in campionato, centesimo gol in campionato, come anche il centesimo complessivo, che è diverso, segnato dallo stesso giocatore, ovvero il Messia Rodolfo Ranieri. E quindi un grande riconoscimento per quest'annata, Rodolfo Ranieri, che comanda sempre la classifica marcatori complessiva del Futura Energia Soverato Calcio 5. Abbiamo il Messia con 35 gol, 24 in campionato, 11 in Coppa, Omago con 31, 27 in campionato, capocannoniere e secondo sono Omago e il Messia. Castanò, che è tornato a 16 gol dopo 13 in campionato e 3 in Coppa, gli ultimi 3 li ha fatti settimana scorsa contro il Philadelphia, poi segue Parisi a 12, Stagliano a 10, poi Sinopoli, il Pippetta Higuain a 6, il terzetto Politi, Raffaele e Bono a 5, poi Parafati 4 e un Monaco chiude con un gol. Per quanto riguarda i gol subiti, ne abbiamo 77, che non sono tanti, 30 in Coppa e 47 in campionato. Ricordiamo che questa è la 21esima uscita stagionale del Futura Energia Soverato Calcio 5, per una classifica che recita: Futura Energia Soverato comanda con 40 punti, abbiamo Ludos a 32, Futsal Polistena a 26, Futsal Rosano 24, Reggio 21, Fantastic Five Siderno 18, poi due squadre 17, il Gallico appunto e il Futsal, il Locri Futsal, a 16 il Vibo Calcio 5, a 15 il Duo Polistena Calcio 5 Sensation Profumerie, a 12 in penultimo posto il Futsal Club Philadelphia e un punto al Soccer Lab. Volevamo aprire questa trasferta con le notizie che ci sono giunte in settimana. Noi, come sapete, come ho ricordato volta scorsa, siamo molto attenti per quanto riguarda le sorti e le vicissitudini di una squadra, non perché la seguiamo in particolare, ma comunque ha fatto molto scalpore la partita del Paola, Farmacia Centrale Paola, contro l'Edilfer Cittanova in quella di Cittanova. Paola, che ha lamentato un atteggiamento da parte dell'Edilfer Cittanova ai limiti del regolamento, se non anche superati. Noi abbiamo avuto un colloquio telefonico col presidente dell'Edilfer Cittanova, che ci ha smentito, e vi andiamo a leggere i due comunicati. Cominciamo con quello del Paolo: un Paolo al veleno a Cittanova, impossibile giocare. Riceviamo e ovviamente commentiamo il comunicato stampa della Farmacia Centrale Paolo. Dice: naturalmente i commenti e le cronache diranno di una partita giocata ad alti ritmi, di una netta supremazia, di gara senza storia, di campionato riaperto, ma quando parcheggiamo la macchina e altre macchine ti chiudono volontariamente l'uscita. Quando arriviamo al palazzetto e tendiamo la mano per salutare, il presidente non contraccambia e ti dice che in pratica oggi prendete schiaffi dal primo all'ultimo minuto. Quando i propri giocatori vengono gridati per non salutare la nostra squadra, quando inizi il riscaldamento ti vengono cortesemente buttati 3 palloni in faccia, quando per
persone non identificate, non ammesse, entrano negli spogliatoi per gli arbitri per dire come dovevano andare le cose, il commissario che tu paghi perché supponi non avvenga tutto questo, praticamente cieco e muto, quando prima del fischio inizio vieni preso a schiaffi. Insomma, signori, il comunicato è presente su Calabria Futsal, ve lo potete andare a leggere. Questi erano solo i primi scampoli, sarebbe durato un altro minuto alla mia lettura, ma è proprio di questo che volevo parlare. Non ho continuato con la lettura perché abbiamo avuto, dico la certezza, però avevo un intercorso telefonico col presidente del Cittanova. Il presidente del Cittanova ci diceva che in poche parole le cose non sono andate proprio come racconta il Paola, probabilmente perché hanno perso e vedono i propri sogni di Serie B forse sfumare, perché il Paola ora precede il Cittanova con 3 punti, ma in caso di arrivo a pari punti passerebbe l'Edilfer Cittanova per la migliore differenza rete negli scontri diretti. Mentre vi andiamo a dire la risposta dell'Edilfer Cittanova, che dice: caro Paola, 2 sconfitte in un giorno, rimarcare il tutto raccontando ogni singolo istante della gara d'andata in quel di Paola, beh, quello sì che sarebbe una cosa di stile. Rispondiamo ai cari nonché delusi amici paolani che, se avere un piccolo parcheggio arreato, preghiamo la Lega di intervenire presto e chiudere quindi il 50 o forse 60% dei campi di gioco calabresi, che forse posti auto nemmeno hanno. Le blasfeme e gratuite offese riportate nel comunicato sono delle relazioni all'intera comunità cittanovese, che da 8 campionati in qualità di ASD Edilfer Cittanova Calcio 5 e da una vita come comune di Cittanova è presente nello sport regionale e di elite. Sulle falsità riportate non siamo noi a dover dire cosa sia giusto o cosa sia sbagliato dire, sarebbe un po' di parte, ma confidiamo nelle poche persone presenti a poter giudicare Cittanova, come il commissario di campo richiesto dagli ospiti, quindi dimostrazione di partire abbastanza prevenuti, l'osservatore arbitrale e infine anche i giudici di gara designati, di cui confidiamo il loro operato da sempre in casa e fuori. L'obbligo sulla presenza delle forze dell'ordine dovrebbe essere un diktat per tutti, perché a Paolo non ricordiamo la presenza di uomini in divisa. Confidiamo quotidianamente nel duro lavoro svolto dalle forze dell'ordine, che in seguito richiesta di cui gli atti della Lega avranno ritenuto meno prioritario assistere alla gara in oggetto, certi che la società di casa in tanti anni non ha mai causato o creato le situazioni di tumulto, ma al contrario si è sempre prodigata per lo sport sano. Va bene l'agonismo, ma certe calunnie non le sentiamo. Se state cercando di vittimizzarvi a seguito di una pesante sconfitta, questa non è sicuramente la migliore medicina per il nostro sport. Oltretutto, la squadra prima in classifica al campionato C1 ci aspettano atteggiamenti ben diversi. Infine, il sottoscritto conclude ricordando al presidente Sganga a tutti i propri tesserati di aver salutato all'ingresso i calcettisti, nonché aver stretto la mano al proprio collega cordialissimo signor Maio, soffermando con quest'ultimo per i convenevoli diritto. Lasciamo giudicare a tutte le altre società quale sia l'ospitalità e il rispetto avuto a Cittanova, caso contrario di quanto non bene si parli dell'ospitalità dei paolani, senza ancor meno dire che solo chi conosce il sottoscritto, i soci e tesserati tutti, può giudicare che quelle lettere sono pura assurdità. Ci vuole coraggio o forse buonsenso per capire che le lezioni migliori di solito sono quelle più dure, che spesso tra quest'ultime c'è la sconfitta. Marcello Multari, presidente del Per Cittanova. Noi ci volevamo andare a aggiungere a questo, a parte ovviamente i vari comunicati, dopo ovviamente la telefonata intercorsa col presidente Multari, a cui abbiamo chiesto gentilmente l'autorizzazione a poter parlare della propria squadra e l'autorizzazione a poter leggere il comunicato, anche se il comunicato è pubblico, quindi noi l'avremmo potuto prendere comunque, ma è stata una gentile forma di cortesia quella che abbiamo fatto noi verso il presidente, verso la città di Cittanova, città che conosco bene, città che di calcio ne sa, ne capisce e ne esporta. Quello che noi volevamo dire sul Paola, è già stato trito e ritrito e ora è aria fritta. Noi non crediamo assolutamente al comunicato del Paola e a quello che ha descritto di quello che è successo a Cittanova. Cerchiamo solo di minimizzare le cose, perché l'atteggiamento di Stella Paola è un atteggiamento che a noi mortifica ancora ora a distanza di un bel po' di tempo, e gli atteggiamenti come quelli non se ne dovrebbero vedere più nel gioco del calcio. Il gioco del futsal è un gioco di armonia e di passione, oltre che di impegno e di sacrificio. Quindi vogliamo fare gli auguri all'Edilfer Cittanova per il proseguo del campionato, speriamo lo possa vincere, e i non auguri a tutti i tesserati del Paola per come sono comportati sia a Cittanova e sia in casa con noi, ricordando le varie bracciate di Chianello e le gesta di Salerno e tante altre cose dei loro tesserati. Ebbene, ora torniamo a questa importantissima partita, le squadre sono in campo, completa divisa gialla per il Soverato, divisa rossa invece per il Gallico Calcio 5. Andiamo a dire vento permettendo i vari quintetti, possiamo cominciare con la squadra in casa, con il numero 1 Cervasio, 2 Pellegrino, 3 Mascianà, 4 Fiore, 5 Marciano, 7 Crisalli, 8 Crucetti, 9 Briganti, 10 Politi, 11 Messineo, 12 Caristi, 21 Cartella, il mister è Carlo Antonio Vitale.
per la fotoregia calcio a 5. Fotoregia Soverato calcio a 5 si schiera con David Coulthard, Antonio Prieno col numero 1, col numero 4 Antonio Procopio, numero 6 Alessandro Politi, con numero 8 Le Parisienne, Paolo Parisi, con numero 9 Re Leone, Cristian Castano, con numero 10 Il Messia, Rodolfo Ranieri, con numero 11 Il Terminator, Andrea Stagliolo, con numero 14 Bla Bla, Andrea Raffaele, con numero 21 Jack Russell, Riccardo Parafati, con numero 23 Lorenzo Quirino, classe 2000, secondo portiere quest'oggi per l'assenza di San Francisco e Basile, con numero 24 il Pipi De Guain, Emanuele Sinopoli, con numero 97 The Passport Man, uomo con 7 passaporti tutti rigorosamente falsi, Vito Bono, mister, come già sapete, il solito classico occhi di ghiaccio, Emanuele Catuogno, mentre il direttore di gara è il signor Mandaradoni Antonino della sezione di Vibbo. Il quintetto è Coulthard in porta, Antonio Loprieno, poi Bla Bla e Jack Russell sugli esterni, Le Parisienne ultimo e pivot e il Pepita Higuain. Aspettiamo solo il fischio d'inizio dell'arbitro per poter andare a decretare l'inizio di questa partita. Sembra sia tutto in regola per poter cominciare. Aspettiamo solo il direttore di gara, il fischio, per poter prendere anche noi il classico cronometro che ci possa orientare in questa difficilissima partita, amici, perché questa è una partita difficilissima. Da qui si capisce veramente il Soverato se può andare a chiudere il campionato in vincendo, perché il campo è molto grande, fa molto freddo, c'è molto vento. Partita intanto in questo istante, subito l'assist per Jack Russell sulla fascia, è stato bloccato dal numero 10 locale Politi, Bartolo Politi, classe 88. Ora prende la palla il capitano Crisalli, ancora per Politi, Crisalli sull'out, tocco non fortunato di Crisalli. Grande giocatore Crisalli, anche se è un classe 93, capitano, tanta esperienza per lui. Il Parisienne, lo scambio con Jack Russell, ancora Parisi sul pallone, ancora Bla Bla, Parisi sceglie il da farsi, la da verso Jack Russell, Jack Russell in mezzo orizzontale, non vanno bene questi palloni, anche perché il Caristi prende tutto col numero 12, ancora il numero 7 Crisalli, poi esplode il sinistro. Forse deviato, dice che è deviato l'arbitro dal Pipi De Guain, il numero 24, futuro energia Soverato, un giocatore spettacolare, falla dietro verso il capitano Loro, la spara addosso De Guain, forse la prendeva Bla Bla, non ce la fa, rimessa per Loro, la risposta è stata sul tiro del capitano Crisalli, mentre in campo c'è anche il numero 11 Messineo, vediamo. Parisi chiama buon bene le marcature dietro, ce ne abbiamo uno l'uno, sono Caristi, Messineo, Politi, Crisalli e l'estremo difensore Cervasio. Parisi verso Bla Bla, Bla Bla cerca di inventare Bla Bla, ancora Parisi prova ad andare a terra, Jack Russell si prova a rialzare, non c'è fallo, Parisi prova, ne ha due dietro, Parisi forse il fallo, non fischiato, fischia il fallo, giustissimo il fallo. Ai danni di Parisi, erano in due a fare pressione su Parisi, Jack Russell è intanto sinamente perché forse c'era su di lui un fallo non fischiato. Partita tutto sommato corretta, siamo al Pipita, mentre stavo guardando il cronometro per Jack Russell, siamo al secondo minuto e 13, cronometro che si era quasi inceppato nelle nostre mani, sempre parziale di 0-0. Una trasferta difficilissima, amici, si vede dalle prime battute, un Soverato che può e deve provare a vincere senza uno dei suoi uomini migliori, che è Omago. Pipita sui piedi dell'arbitro, ancora il Pipita prova a resistere all'aggressione di Caristi, la dà in mezzo, la palla forse deviata, sì c'è il tocco, Jack Russell, Parisi verso Bla Bla, Bla Bla la ammorbidisce per Sinopoli, viene attaccato dal capitano e poi il ritorno di Jack Russell con la collaborazione di Bla Bla può far sì che il Soverato possa ripartire in manovra offensiva. Parisi forse si deve affannare su questo pallone di Parafati,
ancora Parisi, Parafati, calibrato, sicuro verso il Pipita che inventa per Blabla, lo stop di Blabla, la legge col petto, bello tranquillo, mentre viene un po' picchiato Blabla dal numero 10 Politi. Ovviamente loro fanno una gara fisica, il capitano, grande risposta di David Coulthard, grande risposta di David Coulthard, Antonio Primo il 5 poi con Sinopoli, che forse aveva tirato un calcio per prendere il pallone sulla progressione devastante del capitano Crisalli. Può andare il Pepita in venta per Blabla, la prodezza di Parafati sul palo, ma che assist stava messo Blabla, potevamo esultare per questa grande iniziativa del Soverato, ma che geniata ha fatto il Pepita subito per Blabla, bravo, un tocco di Totti centro del campo illuminante per lo smarcamento sull'out di destra per Blabla, ancora 0-0, ci prova Parisi ma troppo lungo, mentre siamo al quarto minuto 4-0-7. È un Soverato che ha provato a portarsi in a offendere e a violare la porta del Gallico, non ci è riuscito. Ancora può prendere palla Caristi, Caristi, Crisalli al tiro. È difficilissima questa partita oggi, l'avevo detto già questa trasferta, il campo è molto grande. Un mister che è Carlo Antonio Vitale, senza dubbio, un mister preparato. E il Gallico che sta facendo molto bene, carambola, è da zero metri, Caristi non riesce, anzi non era Caristi ma era Messineo. Non riesce a mettere in porta questo pallone che era schizzato come un flipper impazzito nell'aria dopo due carambole per il Soverato, ovvero ai danni del Soverato, due altre carambole che siamo scendendo su Parafati e su Sinopoli, se non abbiamo forse Parisi, la palla è finita a zero metri sui piedi di Messineo che non ha saputo concretizzare. Ancora provano a girare loro, c'era una grande apertura di Politi per Messineo insieme al capitano più pericoloso dei suoi, Messineo, 2-2 classico per loro, tengono bene il campo anche se il campo è molto grande, ci dobbiamo muovere, Blabla ora solo, Blabla prova a prendere il pallone, interviene ancora Blabla da terra, la regala a loro nel tentativo di controllarla, Blabla a servire un compagno, c'è Parafati che non spezza mai il fiato e nei primi 5 minuti va come il vento Parafati, mentre c'è un fallo ai danni di Messineo, si prepara il capitano Crisalli, questa è brutta anche perché Crisalli ci ha fatto capire che piedino caldo c'ha. Parte Crisalli, la palla di fuori di pochissimo, ma David Coulthard c'era, la palla passa verso le parisienne, noi siamo molto impietriti dal freddo, qui anche se c'è il sole c'è molto vento e fa molto freddo, ve l'assicuro, figuratevi per i giocatori in campo, forse per questo che la mia voce ancora non è riscaldata, anche perché il pubblico qui si attesta intorno alle 50 unità, 40-50 unità. Pubblico importante qua, la chiama il portiere, forse un controllo senza fallo, poco preciso, e la palla ancora verso Crisalli, la dà verso il 10, ancora grande tiro di Politi, poi Parafati la prende, molto pericolosi Crisalli e Politi, ancora Crisalli, brutto cliente per Blabla oggi Crisalli. Pipita Parisienne, ancora Pepita, Parisienne inventa, troppo morbido, viene spinto Parafati, deve recuperare, si accentra, Messineo prova, Parafati ancora lì, il tiro, la risposta di Coulthard, Messineo, attenzione, il capitano si rende partecipe di uno schiaffo ai danni di Parafati, noi abbiamo visto tutto. Noi abbiamo visto tutto, ovviamente. A terra deve essere successo qualcosa.
il capitano ha tirato uno schiaffo al nostro Parafati. E vabbè. Ho nulla da dire, anche se la partita è ripresa. La deviazione di Blabla dopo questo cross messo da Politi. C'era Messineo tutto solo, pronto a metterla in rete. Blabla con la sua deviazione ha fatto terminare il pallone in corner. Sono passati 8 primi e 32 secondi. Buona 0 Gallico. Crisalli. È una cosa normale. È una cosa normale. Stiamo giocando in maniera orribile. Crisalli con una puntata a raso terra. Passecolo pieno. Dobbiamo riprenderci. Campo molto grande, facciamo molta fatica a trovare le giuste contromisure in campo. Ora il Pepita, Parafati viene affossato, il Pepita sbaglia di pochissimo, ma Parafati avrà subito 4-5 falli incredibili. Sempre difficile venire a giocare a Reggio, a Cagliari, con tutto il pubblico di casa ovviamente incita. La squadra di casa ovviamente prendendosi beffa dell'operato dell'arbitro, cercando di convincerlo a fischiare solo a favore. Speriamo che l'arbitro non si intimorisca, ma questa, come dicevo all'inizio, è una grande prova per il Soverato, una grande prova di maturità. Qui si capisce se il Soverato realmente può. Pipita ora recupera un pallone preziosissimo, interviene Messineo, gli ruba il pallone, forse si addormenta un po' il Pipita, cercando e credendo di avercela solo lui, il pallone tra i piedi. Il campo è molto grande, prende la palla su Messineo che si tuffa sempre. Parisi era l'autore dell'intervento deciso, gli deve far sentire poi il capitano, le Parisien Paolo Parisi, dopo che Jack Russell è stato letteralmente affossato nei primi minuti di gioco. Prova ora Blabla, ma non va. Il tiro verso Lopriano, Lopriano la dà subito. Il richiamo intanto per Jack Russell, l'entrata, l'ingresso in campo del Terminator. Speriamo che lui riesca a dare più vivacità, a cambiare più le sorti della partita, anche perché loro ci sembrano molto quadrati dietro, non rischiano niente. Il capitano che segue a turno il giocatore che si propone nostro, o qualora Blabla, quando il Pipita, quando Terminator deve marcare sempre, perché qua il fuorigioco non esiste, quindi deve coprire in questo caso Stagliano. Parisi non era lì, Stagliano deve salire, la palla verso il Pipita, preziosissimo il Pipita, deve far capire queste persone le sue. E il Terminator ha provato a tirare, il Terminator, ma non c'è riuscito. Minuto, punteggio 11 primi, 21 secondi, 1-0 Gallico. Soverato che perde e fino a ora perde meritatamente. Questo è la nota brutta da dire. Parisi intanto chiama e dice di stare altri suoi, serve come il pane una persona che possa indicare ai giocatori come muoversi in campo. Ancora Messineo prova a venire dentro, Parisi che interviene pulito. Ci sono le proteste del pubblico, ma l'intervento di Parisi si è visto che era pulito. Politi la dà, dispiace solo di... No, questa non era fallo. Il Pipita prova ora, butta la palla fuori. Il Pipita incredibile, tutto il pubblico protesta. Messineo è la quinta volta che si tuffa, avrà subito un calcio in 5 tuffi, che è dilazionato, fa 0,2 in percentuale calci in 5 interventi, il 5 con Parisi da parte di Messineo. Quindi ma noi si vede quello che vediamo noi e quello che vedete anche voi. Ridà la palla Crisalli, capitano, ma se l'arbitro a 4 minuti non ha visto l'alterco con Parafati,
bla bla, ancora la scodella per il Messia, è entrato il Messia, l'ha verso bla 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 bla, appoggio per il Terminator, non va neanche questa, ci stiamo provando, è partita l'illuminazione del Messia, stagliano a mettere una palla in mezzo orribile, il Terminator ha messo una palla in mezzo orribile, loro stanno solo provando a buttare la palla avanti e provano qualche sortita offensiva, quando con Messina e quando con Politi, ora il Messia cade a terra e viene fischiato un fallo, tutto il pubblico protesta, anche il mister loro, tutto il pubblico protesta, ovviamente la prima in classifica viene a giocare su questo campo, prima in classifica che non sta dimostrando sul campo di essere la prima in classifica, perché è partita molto timorosa, ora deve stare calmo il Messia, stare molto calmo, ho visto un accenno di protesta, è molto bello giocare queste partite di ritorno qui, perché noi le abbiamo trattate bene, la partita è finita 12-5 se non sbaglio all'andata, abbiamo trattati molto bene quando sono venuti qua a Soverato, giocando solo a pallone, non facendo nulla, abbiamo visto in questi primi minuti comportamenti che non ci sono piaciuti, ora è giusto, fa ammonire il portiere, il Messia in uscita al limite dell'area, finta il tiro il Messia e il portiere che era uscito si becca il cartellino giallo che di certo non farà nessuna differenza per lui e può provare il Messia. 14:41, parte il Messia, la risposta di Cervasio. Labla ora la alza, ma è preda di nessuno, Messineo la proveva a dare a Crisalli. Parisi, dai, andiamo le parisiene, fondamentale non perdere qui. Guarda che contatto. Tra Politi e Ranieri. Ranieri si tuffa. Time out intanto. Fischiato dal mister del Gallico. Fischiato dal mister del Gallico. Questa è veramente una partita. 15:35 sul cronometro. Cioè felice di marmo. Io sono letteralmente congelato qui. Non riesco neanche a poter fare una telecronaca buona, tutto il pubblico di Marca Regina contro l'operato dell'arbitro, quello che sta facendo ora, e in più il Gallico è in vantaggio per 1-0 dopo il gol del suo capitano Crisalli. Zona Voroglia. Finisce il time out, ne prendevamo un po' di fiato, ho la voce bassa perché con questo freddo, con questo vento non riesco, diciamo che non do il mio meglio, qui si vede un golfo stupendo, poi preghiamo felice di fare una panoramica qui del grandissimo paesaggio, solo Crucitti dopo l'assist illuminante di Crisalli, loro giocano spesso su questo campo e si allenano, questo è un campo all'aperto molto 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 grande, mi oserei dire una volta e mezzo il Palasport Franco Scoppa, partita che è ripresa come avete potuto vedere dopo questa grandissima occasione per Crucitti che col piatto l'ha data Parisi, ora prova a salire, la dà dietro verso bla 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 bla, perde il pallone, c'è il Messia come ultimo, Parisi, la grande parata, la risposta, Stagliano e la palla entra dentro, Stagliano, il Terminator 1-1, amici, incredibile, che golazzo di Stagliano, 17:22 sul cronometro, il Terminator Stagliano dopo una grandissima conclusione dei punti delle Parisi, e poi Parisi parata dal grandissimo guantone e manona di Cervasio che la fa in modo che la palla sbatta sulla traversa, ma non dobbiamo sorridere, dobbiamo mantenere il profilo basso, questa è una partita che noi dobbiamo assolutamente vincere,
non ovviamente per chi ci però pieno la risposta con i pugni chiusi sul tiro di Politi. Dicevo, dobbiamo assolutamente vincere non per chi ci sta dietro, ma per noi stessi, per dimostrare che anche in questo frangente noi siamo i più forti. Abbiamo vinto su tutti i campi, siamo i più forti nell'anno solare. Ancora il Messia e Stagliano con una grandissima sforbiciata al volo, sforbiciata volante di Stagliano. La grande risposta di Gervasio, il Messia ancora Stagliano dietro per Parisi, Parisi forse prova la bomba da fuori, non la apre, poi sull'out per il Messia prova il numero, lascia sul posto, ancora lo scambio con Stagliano, il Messia va sul fondo, salva questo pallone, poi lo mette in mezzo per Blabla, Blabla prova il contatto, viene spintonato poi ancora Blabla, da verso Parisi, possesso palla sovrana in questo frangente, ottimo, Stagliano, 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 Stagliano lì, Stagliano la dà, no, doveva provare il tiro da lì, la dà per un Messia defilatissimo, ora Messineo prova a fare il doppio passo, prova a disorientare Blabla che gliela prende, ancora poi Messineo, Politi, Politi la dà verso Messineo, c'è Crucitti solo, ora il capitano prova con una classica puntata, quella che ha reso il vantaggio al Gallico, cerca di tirare sempre da fuori, 19 primi, 18 secondi sul cronometro, entra The Passport Man, esce Blabla al 19° minuto, 1 pari, mentre rientra Caristi ed esce Politi, Caristi col numero 12, ora ancora Crisalli, lo prendo dopo una deviazione sicura, va bene così David, va bene così David Coulthard. Lo schema sempre la stessa, fanno doppietta di Crisalli, ventesimo scoccato da pochissimo, 2-1 Gallico, doppietta di Crisalli, ovviamente sugli schemi e sul calcio d'angolo fanno sempre la stessa, lo diceva Parisi prima, palla a Crisalli e poi tiro, sono due volte che riesce a bucare David Coulthard da fuori, Crisalli questa volta con l'aiuto del palo, grande tiro di Crisalli, molto 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 ben calibrato. Palle fuori, dice il direttore di gara, il signor Mandaradoni Antonino della stazione di Vibbo. Non va bene così, doveva provare il tiro Stagliano, ci rimarrà come pecca questa, facendo il riepilogo. Discutono Catogno e Parisi, Catogno chiede più copertura. Parisi intanto dialogo col capitano ospite, scatenando tutta la ira del pubblico ospite. Molto brutto. Basta una parola, ovviamente Parisi ne ha piene. È arrivato al limite dopo l'operato di Crisalli in campo, il loro capitano, uomo di grande esperienza, sa come fare per innervosire, soprattutto quando gioca in casa. Poi mettici anche l'arbitro che in questo caso sta facendo finta di non vedere anche la rimessa, siamo al 22esimo, questa è la partita più tosta dal 31 ottobre 2014, da quando è nata questa società, la più tosta, rischiamo di perdere l'imbattibilità stagionale, rischiamo di concludere una trasferta con una sconfitta quest'oggi, perché segnali positivi del Soverato non ce ne stanno, ora ce ne potrebbero essere dal servizio di Bono verso il Messia, il Messia, il Messia, il Messia, il Messia, e gliela recupera Crisalli, che gran giocatore Crisalli, dirsi voglia per quanto riguarda la parte caratteriale e comportamentale in campo a Crisalli, con questa chiusura verso il Messia, non vedo il Re Leone, forse servirebbe il suo apporto per dare un po' di esperienza, un po' di esperienza al reparto, ora
viene ostacolato in tutti i modi, viene ostacolato in tutti i modi, poi riparte Griselli, ma al Messie non viene dato neanche il tempo di girarsi, si evitano con le mani. Ora in questo caso il Messia prova, evita il piede, Stagliano, arriva Stagliano, ne fa fuori uno, Stagliano la mette in mezzo, con le mani in aria, calcio di rigore, con le mani in aria, rigore netto, questo è rigore netto, mano di Crucitti, mentre piovono offese nei confronti dell'arbitro, ma questo colpo di mano, cioè, questo è il colpo di mano, mentre prova a difendersi Crucitti, la mano dove la mettono, questo è un colpo di mano plateale e anche scordinato da parte di Crucitti. Ora Rudy, ora lo devi fare, perché è stato un soverato brutto, un soverato in panne, un soverato che non ha dato il meglio di se stesso, ma al 24esimo fare il 2-2 sarebbe veramente tanta roba, tanta manna dal cielo per il comportamento del soverato nei primi 24 minuti. Parte Rudy, dai Messia, spiazzato Cervasio, due pari, il Messia. Incredibile, che giocatore il Messia, che freddezza, è entrato lui, ha provato di dare un po' più di verve tra le mani di Crisalli e le sportellate di Caristi. Il Messia, l'unica cosa che gli si può imputare in questi primi minuti che ha giocato lui è la non accelerazione sulla palla ricevuta del Passportman, mentre Bono deve coprire, ora il Passportman deve coprire su Caristi. Minuto, siamo arrivati al 24esimo e 29 secondi, la palla ancora, la risposta ora di Loprieno, gli sfugge il pallone e poi il miracolo di Loprieno da 0 metri, ma è un Loprieno forse un po' disattento come Crucitti in questo caso, liscia il pallone dopo aver fatto un tocco di mano. Bono non esce in anticipo, il salvataggio di Stagliano, poi la palla verso Parisi, troppo alta per il Messi, ci prova sempre le parisienne, la palla verso Crisalli prova ad avanzare, prova a offendere col suo classico tiro, chiede a tutta la panchina del soverato, mentre vedo pronto col numero 9 discute con il PP di Higuain. 25esimo e 16 secondi in questo istante, 20 secondi, due pari in quel di Gallico. Tutto sommato per gli arbitri non è mai facile quando vanno ad arbitrare in questi campi del Regino, campi aperti, non c'è un palazzetto, non si gioca al chiuso, è un campo molto grande, Parisi sta gridando con tutti. Parisi ce l'ha col mondo, ce l'ha e fa bene così, deve svegliare i suoi. Ora il passaggio di Stagliano, forse troppo defilato, Parisi si immola a recuperare questo pallone e poi riprende la posizione ottimale. Il Messia scarica verso Stagliano la dà, la seconda volta che la dà in mezzo per nessuno, deve cercare di offendere più lui personalmente. Ora Crisalli si distende, David Coulthard si distende, Antonio Loprieno, dai Antonio, forza Antonio, non fa nulla, dai, bucato due volte da Crisalli, da fuori area. Ora su Crisalli ci dovrebbe essere qualcuno, infatti si sposta il Messia, lì prova, ma da 0 metri solo Crisalli che può dare quelle posizioni, solo The Passportman, era solo The Passportman, poi la chiusura ancora di Crisalli, ma Bono si era defilato sulla fascia, ora esce The Passportman ed entra il Re Leone. Entra il Re Leone, subito si prende cura di Messineo, ci vuole l'esperienza del Re Leone, personalmente è una manna il Re Leone. Parisi blocca una grande offensiva loro, possiamo ripartire con Stagliano l'allarga, troppo lento questo, può ripartire Crisalli, Stagliano, che grande contrasto, Stagliano ancora può salire, Stagliano, contrasto deciso, Stagliano, l'uscita, ancora Stagliano è lì, il Re Leone anticipato da Crucitti, anticipato, e poi la palla e finisce, mentre piovono offese di ogni tipo, ma a nostro avviso il contrasto tra Stagliano e Crisalli, come sa anche lo stesso capitano di casa, era totalmente regolare. Stagliano è uno che ovviamente, per quanto riguarda il fisico, lui è dotato di una buona altezza, di un buon fisico, 1,82, mentre sbaglia questo passaggio il Re Leone, sono 2 contro 3, c'è Crucitti sul pallone.
la palla verso Messineo, Messineo prova a cercare Caristi, la dà verso Crisalli, Crisalli non deve esplodere il destro, Antoni si trova molto a disagio da questi tiri dalla distanza, non si sa perché non riesce a vedere bene da dove parte il pallone. Ora il grande scambio di prima, Parisi, sbaglio, prova ad andare Messineo, riparte il fallo di Jack Russell, Parafati, ammonizione per lui, Messineo a terra. Entra Blablesh e Parafati dolorante a posto. Parafati out. Bella giornata di sole oggi. Una bella giornata di sole. Due pari, punizione per loro. Siamo arrivati al 28esimo e 27 secondi. Sul cronometro c'è ancora il capitano loro, autore di due gol sul pallone, che potrebbe fare molto 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 male. Parafati dopo questo fallo ovviamente non voleva prendere la gamba, voleva prendere il pallone, è out, penso che sarà out fino alla fine della partita e speriamo non pure per le prossime. La deviazione di Messineo da 0 metri, lo prieno ora, prova a darla lunga, ma ci pensa Crisalli a spazzare, può ripartire Caristi sul pallone, su Parisi, la palla verso il Messia, prova a darla dietro, molto sulle gambe, sempre il Messia, ci vuole ovviamente molto cuore, molta grinta, fisicamente non al top, si sa, non è al meglio il Messia, sta cercando di dare quello che può, sta giocando esterno quando ora sta coprendo sulla fascia, lo vedete, in questo caso era marcare il numero 12 Caristi, ora sta prendendo palla, è una partita che ha perso il reindirizzamento iniziale, ora il Messia prova verso il Re Leone, Re Leone ancora il controllo, prova Re Leone, Re disorienta due, attacca Caristi, la palla al dodici di testa, il miracolo del numero 21, non è Cervasi, attenzione, Cartella, non è Cervasi il portiere ma è Cartella, mentre mancano pochi secondi allo scadere del tempo regolamentare, ora il 30esimo scocca in questo istante, vediamo quanto chiamerà di recupero, no sta contando, vediamo di vedere ovviamente, piccolo lapsus, vediamo di sapere quando il direttore di gara della sezione di Vibbo verrà il recupero, che il 30esimo è scoccato, il Messia, la palla verso bla 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 bla, prende la palla, una ciliegina era questa per Blabla, un cioccolatino per Blabla, la palla verso il Messia, che grande controllo del Messia, sempre molto tecnico, prova a superare Caristi ma non va, Caristi dovrebbe pensare di fischiarla ora, lo pieno sicuro, gliela chiama Re Leone, serve proprio qui ha fischiato alla fine di questa partita, 2-2 per quanto riguarda la prima frazione di gioco, un soverato spento, un soverato senza idee che forse poi alla fine poteva anche portarsi sul 3-2, tutto sommato partita giusta, a mio modo di vedere i punti forse avrebbe meritato il Gallico, che è una squadra sicuramente che in casa fa le sue fortune, non in trasferta, un Gallico trasformato da quello che era inizialmente questa squadra che navigava nei bassi fondi della classifica, poi man mano si è fatto sempre più avanti in classifica, riuscendo a ricoprire la sesta posizione, ora strappa un 2-2 nel primo tempo contro la futura regia Soverato Calcio 5, che non si riconosce, manca come il pane il Omago su come esterno, anche perché Omago salta l'uomo, fa molta superiorità, poi la sfortuna di avere un Parafati rotto, perché sta zoppicando, lo inquadriamo in questo istante, Parafati col numero 21 sta zoppicando. Ebbene, amici telespettatori, da Felice Peri, Paolo Monici è tutto, ci aggiorniamo per la ripresa di questa partita con la seconda frazione. Bentornati amici telespettatori, siamo qui sempre in diretta dall'impianto sportivo Circolo Aster di Gallico, un
Gallico che sta fermando il Futuro Energia Soverato calcio 5 sul 2 pari. Abbiamo chiesto intanto, siamo sincerati delle condizioni di Parafati, di Jack Russ, per capire l'entità dell'infortunio. Ha detto una botta, però noi crediamo che comunque sia qualcosa di serio, perché Parafati lo vediamo con la divisa non di gioco. Ci ripresentiamo in campo con David Coulter, ultimo, le Parisien Paolo Parisi, bla bla e Terminator sugli esterni, bla bla e Terminator sugli esterni. Il Re Leone, mentre va a colloquio con i suoi, il mister Catuagno, dalle ultime indicazioni. Dobbiamo cercare di vincere questa partita, partita fondamentale anche per dare uno scossone a quasi a metà girone di ritorno. Volevo dire quasi la prima metà del girone di ritorno. Vediamo se Parisi intanto dice all'arbitro di sbrigarsi perché fa freddo. Partiti subito il Re Leone, prova a pressare, va bene così questo inizio del Re Leone. Dopo 4 secondi c'è subito il pressing, speriamo che il Soverato, come ha fatto precedentemente, riesca a fare nella seconda parziale, nella seconda frazione di gioco, un exploit come spesso gli è capitato di fare. Ora perdono palla loro, Staglianola prova ad andare verso Castano, nessuno lo vede, lo vede Parisi, Castano si gira, la risposta di Politi che non è il nostro ma è il loro, Bartolo Politi classe 88, ora il tiro di Staglianola deviato, calcio d'angolo, corner per il Futuro Energia Soverato calcio a 5, Parisi comanda dietro David Coulter, Antonio Prieno che lì Blabla l'aveva messa dentro, Crucitti, la palla verso Messineo attende il capitano loro che si sgancia, ancora Messineo, la risposta, ancora Parisi che salva, poi Blabla, la palla rimane lì, ancora lì, grandissimo il recupero di Terminator, poi Parisi con calma la spazza sul ginocchio di Crisalli, potevamo capitombolare al primo minuto e 16 di gioco, potevamo già subire un gol, il salvataggio. Ora Messineo sul pallone di Crisalli, bla bla, Politi che veniva chiamato dal portiere loro, avanza Politi doppio passo, numeri su Stagliano che lo prova, anzi lo manda sull'esterno dove Politi non può far nulla. Politi è un buon mancino, anche se è partito dalla posizione di ultimo, ora si mette esterno di destra in marcatura su Castanò, ancora Castanò per Blabla, Blabla si centra, Blabla ancora gliela sparata letteralmente addosso Caristi, Blabla era riuscito a intercettare pure quel pallone ma poi in progressione non ha potuto fare niente. Ora Politi ancora, Messineo prova a smarcarsi, Politi traversa Politi, lo pieno era molto basso, era un po' diciamo più piegato sulle ginocchia come un classico portiere deve fare. Ora il passaggio in mezzo, la grande verticalizzazione di Staglianò che poi riparte sull'assist di Blabla, ancora Staglianò salta Crisalli, Parisi ruba il pallone al capitano loro, ancora la dà verso Le Leone, Le Leone per Parisi, il miracolo, forse anche un tocco di mano, e c'è stato un tocco di mano di Politi, c'è stato un tocco di mano, infatti l'abbiamo visto, la Politi a terra. È giustissimo, abbiamo visto che non è stato il portiere, cartellino rosso per Politi, ci sono le immagini, voi sentite tutto quello che dicono, intanto Politi accenna una reazione all'arbitro Politi, sì. Per quanto mi riguarda io ho visto il tocco che non era del portiere, l'ha presa con le mani. Ha anche ammesso di averla presa con le mani alla nostra panchina. E Filippo, inquadrare per favore, disposto un secondo solo, rimane in campo ora. Ora torna sul rigore, se no ce lo perdiamo.
grandissimo Felice Regia, ha ammesso al nostro mister e a tutti i componenti del nostro Franchino di averla presa con le mani. Sembrava molto strano il tocco di Cartella e non di Cervasio, classe 94, col numero 21 almeno dovrebbe essere il portiere, uno tra Cartella e Cervasio, speriamo, pensiamo sia Cartella. Parte Re Leone, 3-2, soverato Re Leone, soverato in vantaggio, amici. E questa è l'unica cosa che conta, amici, l'unica cosa che conta. Molto nervosismo da parte loro, ma non si capisce il perché. Ha anche ammesso un loro componente di averla presa con le mani, un componente della loro squadra. Il mister loro dice gli ha regalato una partita. Non capiamo sinceramente quello che viene detto, anche perché è stato ammesso. Ci sono stati due tocchi di mano in area di rigore, uno di Crucitti nel primo tempo, nettissimo, ci sono le immagini a testimoniarlo. Fortuna che ci sono le immagini. Castano rimane a terra intanto. Chiedono di giocare il pubblico di casa. Castano è ancora a terra, ha preso un colpo nel basso ventre. Arbitro ferma e Crucitti, sì, il numero 8, l'autore del primo fallo con le mani, la butta fuori. Mentre Blabla discute con Crucitti, ma questa è una partita che noi ci troviamo ad averla portata in vantaggio col calcio piazzato del Re Leone al quarto minuto di gioco. Stagliano la torna ora, ma 3-2 soverato preziosissimo, frutto di due rigori. E che dire, due ingenuità loro, senza questa ingenuità il soverato sarebbe ancora dietro a rincorrere, probabile, forse anche certo, però si sa, il calcio è così, il calcio è fatto come il futsal, soprattutto essendo un calcio in un campo più piccolo, fatto di episodi, e anche questi episodi, questo frangente. Ora la grande illuminazione di Parisi per il Re Leone, troppo lungo sull'uscita di Cartella. Ora Crucitti sul pallone, Messineo stoppa questo pallone, prova a inventare qualcosa Messineo. 3-2, dobbiamo cercare di tenere questo risultato, di poter fare un quarto gol e un quinto gol, ma questa è la trasferta più brutta che noi noi affrontiamo da un anno di vita, un anno e tre mesi quasi di vita, questa 15 mesi, la trasferta più brutta. Blabla ora la prova dal volo, avrebbe dovuto stopparla su Re Leone, poi torna Blabla, prova a eluderlo con una grande finta Crisalle, il loro capitano. Ora la dà Crisalle per Messineo, Messineo in mezzo per Crucitti, prova a liberarsi Crucitti, c'è Blabla da terra che la prende, Stagliano, Castano, il destro di Castano pochissimo, fuori dal palo, mentre loro protestano, ma non si capisce. Ah, per Blabla da terra, in poche ore l'ha preso quel pallone, l'ha destinato a un suo compagno, quale Stagliano, che poi ha fatto partire la manovra. Stagliano ora in possesso di palla, a me non piace, non protestiamo neanche noi, ogni decisione arbitrale avversa contro di noi, sia in casa che fuori casa, non perdiamo il tempo a protestare e affannarci. Se ricordiamo che più c'è la protesta, più c'è l'ossigeno che va contro l'arbitro, e meno ossigeno abbiamo noi per poter giocare la partita a pallone, a calcio, come ci piace fare. Ma il pubblico di casa quest'oggi è veramente inferocito, noi ci troviamo in condizioni avverse sia di clima che di pubblico. Felice qui a potervi fare questa telecronaca, ovviamente non temiamo per la nostra incolumità, però è una cornice di pubblico molto 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 agguerrita nei confronti del direttore di gara e anche della squadra ospite, Rea, di comandare questa partita immeritatamente, ovviamente, per gli ospiti, per i tifosi di casa. E mentre gli ospiti, ovvero il futuro Necessa Verde Cal 5, prova con Stagliano da ultimo ora a poter offendere Castano è solo Blabla, gliela dà Blabla, gliela butta in bocca Blabla, non c'è il bacio di Blabla che fa male, non c'è. Ora ancora Crisalli prova la bomba, ma è sempre una puntata bassa. Crucitti prova a darla a Castano, non prende questo pallone perché prende un ottimo corner, non era Crucitti, mentre siamo 8 primi e 12 secondi dall'inizio di questa seconda frazione, mancano 22 alla fine, diciamo era Caristi e non Crucitti. Allontana intanto il mister Carlo Antonio Vitale, espulso al 8 e 30.
Allora io ho seri dubbi per quanto riguarda l'incolumità dell'arbitro a questo punto a fine partita. Bla bla ancora, Parisi, un clima incredibile, amici. Un clima incredibile. Il mister si appresta a venire sugli spalti, bla bla ancora sul pallone, bla bla la da, verso Parisi, Parisi, per Castano, Castano tacco, verso Stagliano, Stagliano gliela regala a loro, ma la palla è fuori. Forse Castano, Castano, il Leone traversa palo, incredibile che sfortuna, su un fallo laterale che probabilmente non c'era perché era il loro, forse avremmo anche dovuto sportivamente tornargli il pallone però. Ora Stagliano trattenuto, la partita si è sfasciata totalmente, si è totalmente sfasciata. Castano in progressione, Castano non prova neanche a mettere la gamba, avanzano in 3, siamo 3 contro 2, c'è solo Crisalli sulla destra, Loprieno, esulta, Loprieno, una parata decisiva amici, Loprieno, ancora lui su Crisalli che c'è il piede di callo, Crisalli, Stagliano, una direzione, il pubblico è inferocito, può inquadrare anche il pubblico dall'altra parte, felice, quello che stanno dicendo accanto al cartellone della SEAR SRL, qui facciamo pubblicità, non gratuita ma a pagamento, ma l'arbitro si trova veramente a dover arbitrare una partita a nostro avviso con qualche sbavatura, ma tutto sommato non ha chissà fatto quali danni, anzi due rigori c'erano tutti, per quanto riguarda i cenni arbitrali contiamo questo fallo laterale, quello fallo laterale poco un minuto fa, un minuto e mezzo fa che non ci stava. 10 primi e 48 secondi sul cronometro, veramente difficile venire qui ad arbitrare. Addirittura già stanno arrivando le prime considerazioni su dove l'arbitro possa uscire, un tifoso locale ha detto che c'era una sola uscita per l'arbitro. Non è un buon segnale, anche perché noi vorremmo sempre finisse tutto bene. Tre a due, questa è la cosa importante, Soverato che sta conducendo non senza patemi d'anima, è una sofferenza questo 3-2. Non deve dialogare col pubblico, Castano non deve dialogare col pubblico, non deve incorrere in errore, nell'ingenuità, mentre vediamo Jack Russell in campo, siamo felicissimi di questo. Ora tiene palla Jack Russell, da verso le parisienne, Parisi su bla bla, gli chiama anche l'uomo, ancora Parisi, chiama Castano, Castano viene trattenuto, Castano prende il pallone, Jack Russell prova, trattenuto, secondo giallo, non doveva metterlo infatti, non doveva metterlo Catone, Jack Russell. Giustamente cerca, per quanto riguarda la teoria della compensazione, il fallo, il tocco, il fallo di Parafati c'era, la trattenuta di Parafati c'era, quindi il secondo giallo, noi non ci sentiamo di dover dire, ci dispiace ovviamente per Jack Russell che dice qualcosina all'arbitro, è un numero uno, un classico numero uno. Non è il numero 21, lui è il numero 1, c'è Crasser Parafati, incredibile, esce ora, dolorante. Parafati esce. Siamo in meno, anche se non ho visto l'inferiorità numerica da parte loro, messi in altra parte, bravo Manu, ne parliamo ragazzi,
Messina o Tre Pari sembra addirittura loro vogliono la vittoria più di noi, ma io non ho visto che la loro squadra è in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Politi. Non ho capito perché ora. Ovviamente si sa che quando il giocatore viene espulso la squadra è in inferiorità numerica temporanea, ma stanno ora, lo prendono in tutte le maniere, Crisalli, ma ovviamente è impensabile che arrivati a questo punto da parte ci si fischi un fallo a noi. Un sovrato che sembra quasi debba perdere per la classica legge della compensazione, ma noi favori non pensiamo di averne ricevuti, anche perché i due rigori ci stavano e come, ora bla bla, viene scalciato da dietro da Messineo, il Pepita prova con Parisi, Parisi ancora dialoga, il Pepita ancora con Parisi, prova a scambiare mentre ecco, è spuntato un fievolissimo sole. Parisi, 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 ancora sul pallone, Parisi, la risposta, di Cartella, la risposta, e poi spazzano loro, tre pari, 14 primi, 39 secondi. Messi è tuo, Messi è tuo, eccolo Messi, dai mano, alle spalle tuo, tieni la mano, Pepita ha provato a ridarla a Castanò, ora la spazza via, fortunatamente per questo pallone non era gradito. Vediamo se ce n'è qualche altro, questo sembra molto meglio, questo pallone, quel pallone di prima era molto grigio, non si vedeva bene, c'era molto problema di visibilità per questo pallone, pallone grigio scuro, questo è un pallone più bianco. Parisi la dà, Castanò prova a destreggiarsi, Castanò prova a darla, Parisi, 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 non deve perdere palla lì, Crisalli, Crisalli, solo contro l'Opriano, Crisalli la dà, troppo sbagliato verso Crucitti, che occasione per il Gallico. E non si è concretizzata, Soverato, Soverato con un parapati che col presidente del Gallico sta soffrendo, Pepita salta uno, Pepita la spara verso Crisalli, Pepita l'ultima risorsa rimasta, è un Messia che ancora non entra, forse, forse, forse servirebbe come il pane il Messia, poi ci troveremo con troppi, troppi pivot, già ne abbiamo tre in campo di pivot. Abbiamo il Pipita, abbiamo Castanò, abbiamo le Parisienne, che poi è andata da ultimo, le Parisienne nasce come qualunque cosa, guardate le Parisienne come protegge palla, poi un fallo, si butta a terra, non viene fischiato, prova ad andare Messineo sul Pipita, Messineo, il Pipita non è un difensore ma copre ottimamente, poi la spallata con Messineo, sempre molto energico il Pipita, la palla verso Caristi. Ancora Crisalli, veramente, veramente un'agonia, tre pari, Crisalli sbagliato verso Messineo. C'è anche Crucitti, Crucitti, Caristi e Crisalli, tre giocatori con la lettera C che ci mettono in difficoltà. Blabla parte col suo motorino, piange, Parisi, protegge palla Parisi, cade a terra due volte, non fischia neanche ora. Non va bene questa soluzione di Parisi, perché la soluzione di Parisi, ogni volta che cade a terra Parisi non ne viene fischia una. Partita molto concitata, gli animi si surriscaldano, ancora Parisi, questo è calcio di rigore, invece no, questo è calcio di rigore, questo è calcio di rigore, forse ne ha dati due, dice lui, se ne do tre, qui non ne sconvivo realmente, ma questo è calcio di rigore, Parisi era solo, riceve un calcio, bla bla, grandissimo contrasto, bla bla, ancora, gli ruba palla, bla bla, la danno, doveva farla, doveva farsela solo, bla bla, finta nel tiro, può salire Messineo, Messineo sull'out, mima un calcio, non fischia il direttore di gara, bla 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 bla, Messineo si rialza intanto, il Pepita, prova Parisi, Parisi è lì Parisi, la dà verso il Pepita prova a regionare, la spara, Parisi è lì, Parisi, la dà verso bla bla, ma poi c'è Crucitti che prende la palla ancora, Castanò, la prova a sparare, Castanò, ancora il controllo, Castanò, Pepita, fasi veramente allucinanti della partita, il Pepita poi prova a sparare, calcio d'angolo, dice l'arbitro, 17:40, manca ancora un'eternità, tre pari, esce, Castanò, entra Politi, Politi entra a freddo in questa partita, parte subito Politi, la traversa di Politi, non ci credo, appena entrato un secondo era entrato, già colpisce una traversa con un grande tiro, su assist del Pipita. Forse era loro come rimessa, il Pipita prova a darla, Parisi, Parisi è lì, Parisi la dà verso il Pipita, Crisalli, il Pipita prova a mantenere la palla dentro, time out intanto, chiamato dalla panchina del Gallico. È incredibile, incredibile che partita, amici, qui, qui avete potuto assistere quest'oggi, a me mi scappa
un po' da ridere, che è una partita in cui non ci sto capendo niente neanch'io. Siamo partiti troppo arrembanti, un Gallico molto più in palla ci ha fatto l'1-0, poi siamo riusciti a pareggiare anche senza molti pattini d'animo, poi il 2-1 per il doppio del Gallico, abbiamo chiuso con un calcio di rigore per mani di Crucitti in aria, regolarissimo, battuto al Messia, che ha sancito il 2-2, con cui si è chiusa la prima frazione. Terza frazione, usciamo dalla seconda frazione di gioco, perdonate il lapsus, facciamo ancora male e ci portiamo sul 3-2 e poi ci siamo letteralmente spenti. Complice l'arbitro, che dopo il calcio di rigore chiamato a loro succede un parapiglia generale, complice l'espulsione di Parafati per la regola della compensazione, noi su quell'espulsione prendiamo il 3-2. È una partita veramente che si sa come è partita, perché ve l'abbiamo commentato, ma sicuramente non si sa come va a finire, perché loro sembrano molto più aggressivi in campo. Ora entra anche il numero 9, Briganti, classe 95, non per ultimo David Coulter, che ha fatto una strepitosa parata su Crisalli prima del 3-2 loro. La Politi, lo pieno sicuro, lo pieno, la tabassa, Stagliano, Parisi, lo scambio con Stagliano è lì, deve mettere la gamba prima Stagliano, ma che grande occasione. Parisi prova a marcare Messineo lo salta, ancora Messineo, fa fuori anche Politi, Messineo traversa con Briganti già in porta, ora la palla per lì, siamo tre lì, no, 4 contro 1, il Pipita è solo in difesa, il Pipita prova ad andare Messineo, no, non lo tocca, non l'ha toccato, è simulazione, tutto il pubblico protesta, ma è simulazione, il Pipita deve buttare la palla via, non si capisce più nulla, Politi, siamo soli, 2 contro 2, Politi, la dà, Politi, Politi, amici, incredibile, Politi, 20 e 26 sul cronometro, 20 e 26 sul cronometro. Che questa no dice di zittire letteralmente mentre c'era un giocatore loro a terra. Ci sembra Messineo ovviamente non colpito, Messineo molto furbo, ha capito che l'azione si sviluppava e c'era un 2 contro 2 pericoloso, si è rimasto a terra ma non è stato toccato Messineo, si è buttato 10 volte in questa partita Messineo, è impossibile chiamare 10 palli, l'abbiamo già richiamato nel primo tempo. Questa è una partita che tutto sa tranne che una partita di calcio. L'unica cosa che vi posso dire è che il Sovereno è sul 4-3, ma quali immagini, quante immagini, ragazzi, ma qui io prossimamente apro una rubrica, il Moviolone, apriamo una rubrica settimanale, facciamo come con gli operatori dell'arbitro, mettiamo un Graziano Cesare di turno in trasmissione in cui il pubblico si arrabbia perché voleva ovviamente un rigore, ma se lo voleva prendere questo rigore, non che ci stava, perché l'intervento di David Coulthard non era assolutamente ai danni di Messineo, e Politi può fermare la sua sesta rete stagionale, una rete importantissima. Parisi col fuorigioco, Parisi ovviamente io dico col fuorigioco, avrete capito senza dubbio che ironia la mia, perché Parisi non può essere in fuorigioco, in questo sport non esiste il fuorigioco, appunto per quello dico Parisi in fuorigioco. Il Pipita prova a offendere, trova la direzione di Crisalli, ora loro non ci sono più con la testa, dobbiamo offendere noi, perché andare a pochi minuti dalla fine, sono 22 primi e 18 secondi alla fine di questa partita, con un vantaggio di un solo gol, potrebbe, per ora un altro tocco di mano non visto, il Pipita Lo trattiene Briganti, il Pipita riesce a destreggiarsi verso Politi che ha sempre la sua solita calma glaciale. Crucitti recupera un pallone, Briganti poi la dà verso Crucitti, il Pipita, siamo 3 contro 1, Politi se ne va, quindi siamo in 2, il Pipita, il tiro, la deviazione di Crisalli, ci voleva più energia, ci voleva più forza Pipita, una persona che vada a battere, intanto esce Briganti ed entra Caristi, loro quintetto è sempre quello, tranne gli avvicinamenti di Crucitti e Caristi, la palla in mezzo, Politi perde palla ingenuamente, Crisalli può salire per loro, Crisalli sotto le gambe dello primo che poi la recupera, lo pieno amici, il portiere prova a andare a avventurarsi in un'uscita spericolata, Parisi chiama,
il fallo laterale, ma 4-3 per il Soverato quando mancano 7 minuti, amici. 7 minuti di tachicardia, chiamate il 118, amici. Qua in quel di Gallico è veramente una bolgia, sembra la Lisa Mien questo stadio, non una grande cornice di tifosi, ma tifosi caldissimi. Il Pipita non deve sconcentrarsi ora, non deve perdere la concentrazione. Il Pipita grandissimo, recupera e poi Staglianò fa bene a cacciata, va bene anche questo, va bene anche lo spazzare via la viva al parroco. In questo caso il Pipita deve scendere ora sul capitano Loro Crisalli, mentre Staglianò deve stare ben accorto su Messineo. Crisalli, proprio lui, lo pieno, sicuro, la palla rimane lì, Politi la allontana, ancora Messineo, possono fare male loro. Un doppio intervento di Lopreno, possiamo partire. Staglianò, che grande invenzione, Parisi la può ridare a Staglianò. Parisi fa a terra un giocatore che poi rinviene. Parisi la dà verso il Pipita mesce 5-3 il Pipita, diamo Pipita 5-3, amici, ed è questo il gol della certezza. Lui che certifica il 5-3, che è uomo fondamentale, il Pepe de Guaim. Si fa trovare sempre pronto, ha giocato poco quest'anno, ha giocato fuori posizione, ma nei momenti difficili e importanti lui si è sempre fatto trovare pronto, e il Pepe de Guaim, amici, 5-3 solo, amici. Va bene così, Rudy la porta via, Rudy il messia gliela dà con la Lucca, Castanove, c'era Leone, ed è chiusa qui, a 5 minuti con la no Lucca, e forse se la prendono, è incredibile, non si può fare neanche un gesto di me l'inquadri, ce l'hanno tutti con Rudy, ma cosa avrà fatto di male? Ce la siamo presa? Ha fatto il no look e facciamo un po', ce la prendiamo un po'. Ricordo, una partita non cattiva, a mio modo di vedere in campo, tranne l'episodio di Crisalli che doveva essere espulso nel primo tempo, al quinto ci sembra, del primo tempo, per lo schiaffone su Parafati, fatto finta di non ravvisare lo schiaffo all'arbitro. Guardate Crisalli ora come prende la palla su Staglianò. Va bene così. Ora Staglianò, la in mezzo. Politi. Scambia il pallone. 6-3 per il Soverato. Futura legge Soverato avanti. E va bene così, Castanò. Proviamo a girare palla con Politi. Politi sbaglia. Castanò. Fuori, ma va bene così, è un vantaggio che ci galvanizza. Ranieri, gli mette le mani in faccia, è il capitano Loro, incredibile. Ammonisce entrambi l'arbitro, va bene, cioè per mantenere la calma. Incredibile, non ho parole io, voglio solo che questa parte finisca, tornare a casa, se torno con i 3 punti sono sempre più felice, perché per stare vicino a questa squadra, per stare accanto a questa squadra, per soffrire insieme a questa squadra, ci vogliono le palle, signori, ci vuole tanto sacrificio, come quello di Castanova, contro a 2, prende sportellate dovunque Castanova. Ora va Messineo, dobbiamo fare fallo, Politi lo porta fuori, poi gli prende la palla. Ancora il Messia, ne va fuori due, il Messia, Castanò poi non vede l'inserimento del Messia che va a pressare anche il portiere, rivitalizzato rispetto alla prima frazione di gioco il Messia. Ricordiamo che sta giocando al 20% le proprie possibilità, Politi intercetta un pallone, possiamo offendere noi. Castanò si chiama il Messia, poi la deviazione di Crucitti gli dà un corner. 28 primi, 0 secondi sul cronometro, seconda frazione, mancano 2 minuti più recupero, 6-3 Soverato.
aspettiamo solo il fischio che stanno tenendo il pallone, poi la dà verso Ranieri, non vediamo per la poca visibilità data dalla gente in piedi, dai tifosi della squadra locale ovviamente. Rudy la dà verso Re Leone prende un calcio, ma cadono gli altri, poi il palo. Crucitti dà un calcio a Re Leone, Crucitti cade, incredibile. Per le leggi della fisica questo è impossibile, più o meno con il calabrone. Castanova ancora, Crucitti lì si appiccica, Politi prova a darla lì, si è diventato Caristi l'ultimo, mentre Crisalli va a cercare fortuna avanti. Crisalli, vero uomo, ma vero mattatore di questa squadra, autore di un tiro vicinissimo al palo alla destra della porta, difesa da Antonino Prieno, che sui primi due gol, a mio modo di vedere, ma non sto scherzando, era bruttissimo fallo. Questo è bruttissimo fallo, da rosso diretto, infatti da rosso diretto, perché Crucitti gliel'ha promesso, gliel'ha dato, calcione bruttissimo, rosso diretto per Crucitti. Ma io ringrazio Dio che sono venuto qua con le telecamere, perché questo è un calcio da antologia. Questo calcio è un calcio da far vedere ai propri figli, e ai miei figli lo farò vedere sicuramente. Vabbè, sorvoliamo anche questo è un fallo di gioco, un calcio a dietro bruttissimo a mio avviso, e poi un fallo sciocco, per quale motivo? Perché si sa. E ora prova a bagnare dopo il no look. Arrabbia con tutti il portiere di casa, giustamente ha ragione. Messia prova, Politi rimane nel pallone, prova a darla, possono avanzare loro. Castanova prova a disorientare l'avversario, il Messia, grandissima risposta del portiere. Grandissima risposta. Mentre la partita si può considerare chiusa qui, perché sono 30-39, già finito il tempo regolamentare. Vediamo solo di poterci avviare per un rientro a casa tranquillo. Dialogano con la panchina i tifosi, anche non bisogna rispondere ai tifosi, non c'è da rispondere nulla ai tifosi. 6-3 è questa partita, forse loro vogliono il 6-4. Io direi di lasciare accese le telecamere per vedere quello che succede in campo, perché non sembra uno dei climi migliori, sembra un clima da guerra civile in Somalia. Qui quest'oggi, partita conclusa, Soverato festeggia, Soverato tanti meriti, anche autore di una prestazione non entusiasmante nella prima frazione di gioco, al freddo e al gelo. Di non dà neanche la mano, intanto il numero 9 Briganti non dà neanche la mano, lo riprende, dà la mano a tutti, ma si danno mani. Solo per quanto mi riguarda è stata una partita non brutta per quanto riguarda i ragazzi, perché poi si sa, a fine partita sono tutti quanti amici. Molte volte è il pubblico di casa a iniziare queste partite e a renderle invivibili per quanto riguarda sia il direttore di gara, l'operato del direttore di gara e l'incolumità del direttore di gara ovviamente. Ma quello che vi posso dire da Gallico è un 3-6 a favore del Future Energia Soverato Calcio 5, e noi si vola in classifica, amici, aspettando i risultati delle altre, che non che ci interessino più di tanto, però fanno sempre brodo lì. Noi diamo, aspetta che metto il cappuccio per far capire agli amici qui, che ora me l'ero tolto ma eravamo quasi alla fine, ma tutta la partita così sono dovuto stare. Amici, abbiamo sofferto un'altra volta, abbiamo raccontato una partita entusiasmante e una partita che doveva finire tutto tranne come è finito, ma se prendimi l'uscita dall'arbitro per favore, è capace che gli succede qualcosa, prendimi l'uscita dall'arbitro, infatti viene spintonato, viene portato dal presidente del Gallico, ci sembra, a
un addirittura tutti i giocatori del Calico sono rimasti lì, intanto va a dialogare il pubblico con la nostra panchina, quando il mister, quando i nostri giocatori, quando Catuogno, vediamo anche Parafati. E dicevo, possiamo chiudere il match da qui, da Gallico, dopo una presa sofferta chiusa con 6-3 in favore del Severato. L'urlo di incitamento da parte del Gallico, sono ragazzi sicuramente ben tenaci che fanno le loro partite in casa e cercano di vincerle e di poterle giocare al meglio delle proprie possibilità. Ragazzi, io vi aspetto, vi dicevo, e vi do appuntamento alle prossime partite del Soverato contro la Reggio FC in casa prossima settimana. Da Gallico è tutto, un felice peristremato e infreddolito Paolo Boniaci col cappuccio, come lo vedete, sempre a servizio di questa squadra. Ricordate, il Soverato è l'unica mia passione, il Soverato è l'unico mio amore. Amo Soverato, forza Soverato sempre. Per stare in questa squadra ci vuole coraggio e tanto sacrificio. Un appuntamento alle prossime uscite del Soverato, amici.